Buon pomeriggio, buon giovedì, buona settimana scandinava, che ha molti lati in comune con il market che troviamo spesso da IKEA. A parte il melone che vedete là in fondo, le banane verdi che piacciono tanto anche a Marina, Rajumaska Beauty, ho visto poco fa che ha raggiunto quota 1100 veramente, quindi congratulazioni a Marina, sono proprio contenta. Ancora brava, brava, continua così ad maiora sempre. Poi ho ripreso a 1,69 euro questi tre gelati Simil Magnum con all'interno queste arachidi. Sono poi, vedete, ricoperte da questa glassa al cioccolato al latte, ma si sente proprio il gusto del burro salato, il burro d'arachidi salato è buonissimo e quindi ho ripreso loro. Ho preso i pinoli a 2,99, forse costano leggermente meno da Penny, forse 2,49. Dovrebbe dirmelo Ombretta, lei è esperta della spesa al Penny Market. Queste confezioni sono pratiche e utili per chi fa il pesto in casa. Bene, sì, le stranezze del signor Lidl, ha riproposto 150 grammi di queste cipolle fritte, fritte in olio di palma e olio di girasole, che sono state proposte anche nella settimana americana. Sono identiche, stesso prezzo. Quello che vi volevo dire è che queste si trovano anche proprio da IKEA. Saluto Ada, fu lei che mi disse questa cosa, che le cipolle fritte si trovavano appunto da Lidl per la settimana americana oppure da IKEA, mi ricordo. Infatti, quando andate da IKEA nella gastronomia trovate tutte le cose che vedrete oggi in realtà. A 2,19 euro ho preso le patatine di segale. A 1,19 euro a confezione ho preso questa liquirizia con ripieno al gusto di pera, limone e zucchero caramellato. Sono i classici tronchetti di liquirizia che adoro. Mi sembra ricoperti di zucchero. Sempre a 1,19 euro, poi c'era la variante colorata, eccola qua, al gusto di mela, banana, maracuja e limone. C'erano anche le classiche liquirizie senza ripieno e addirittura il gelato alla liquirizia, per chi fosse interessato. Sono le fette croccanti di segale integrale a 1,69 euro. C'era anche un bel disco, forse erano tre dischi sovrapposti a 3,69 euro del pane di segale, ottimo se dovete fare anche dei pranzi in giardino, dovrebbe forse rimanere in gamma permanente se fosse per me, perché in estate è l'ideale, soprattutto servito con appunto delle fette di salmone, del carpaccio, della robiola, molto gustoso, però sappiate che è un'edizione limitata. 4,79 euro per questo salmone a fette con aneto e salsa a base di senape e miele. A 7,99 euro questo bel trancio di trota a fette, sono 300 grammi. Questo è ottimo d'estate, piacevole, fresco. Le classiche polpette che si trovano da IKEA, quando mangiate da IKEA, secondo me sono loro. E credo 2,49 euro anche questi sformatini di patate con broccoli, porri e cipolle. Erano scontatissime a 80 centesimi, 4 di queste nuvole della Perugina, questo dessert gusto fior di latte, ho preso lui e poi ho preso questo pezzo del cacio di Pienza nero, Pienza Val d'Orcia. Mi avete rimproverato, tirato le orecchie dicendo che dovrei dire la O molto chiusa, Val d'Orcia. Io mi scuso, però sono toscana, nata in Alta Toscana, il mio modo di parlare è anche forse un po' sguaiato, aperto. Poi ho molto anche la parlata
dello spezzino che ha il difetto di non pronunciare bene le doppie, quindi sono un po' imbastardita da questo punto di vista. Mi scambiano per lombarda quando in realtà sono toscana, vivo in Liguria, ho questo modo di parlare che mi porto dietro, appunto spezzino, ma toscano, toscano anche proprio non sguaiato, è proprio un modo di parlare con le vocali aperte. Però Val d'Orcia non riuscirei proprio a pronunciarlo, ma nel senso che io ho sempre detto Val d'Orcia, fatemi sapere voi come lo pronunciate. Speranza che il signor Lidl faccia arrivare le tisane che vi ho mostrato su Instagram. Ho preso a 99 centesimi questa tisana a base di biancospino, camomilla e menta. Ho visto Mama Baby Life, che saluto. Ciao cara, ho visto che lei ne ha comprate tre confezioni, dice di lasciarlo raffreddare a mo' di tè freddo durante le giornate, anche per dare ai bambini per berlo, insomma, contribuisce al rilassamento. Mi sono fidata, l'ho preso, vi saprò dire. Rinnovo i saluti a Mama Baby Life. Poi ho ripreso lui, lo scaffale era ben rifornito, ce n'erano molte confezioni. È vero che è in gamma permanente, però il mio dubbio e la mia paura è che sia in gamma permanente per l'estate, essendo forse un prodotto tipicamente estivo, quindi io faccio come le formiche per evitare di fare come la cicala, accumulo, accumulo, non si sa mai. C'era un bellissimo costume, veramente due, uno bianco e nero a righe, hanno tutti il sostegno interno, quindi evitano che, pur essendo un costume intero, poi il seno vada ovunque. A me piaceva nero con il volant, un po' in stile Calzedonia, e anche Ted Zenis l'aveva riproposto l'anno scorso rosso. L'unico problema era la taglia, perché la 42, che poi sarebbe 42 più 4, quindi la 46 era molto precisa di seno e secondo me scosciava molto la gamba, perché era un discorso di lunghezza. Io comunque, essendo 1,74, ho bisogno di vestibilità anche nella parte del busto. La 44 invece era enorme, perché sarebbe 44 più 4, 48. Preferisco aspettare i bikini, perché con i bikini mi ero trovata benissimo anche l'anno scorso. Ho ripreso invece il reggiseno, il Magic Bra, l'ho ripreso in nero. È bellissimo anche il rosso, è un rosso amaranto molto particolare. Il color carne lo indosso oggi, è comodissimo, ha queste spalline che sono morbide, imbottite, che non vi segano le spalle, sono veramente fatte benissimo. Vi posso garantire che veste una terza C, una quarta A italiana, è perfetta, è proprio il mio reggiseno. A 4,99 euro ho preso questa pochette da spiaggia, compagna perfetta per la piscina, la spiaggia e il mare, è in gomma. Io l'ho presa grigia con questa fantasia, con questo bikini stampato. È composta da due pezzi. All'interno c'è una pochettina più piccola dove potete contenere i vostri spiccioli. E in teoria qua potreste mettere o il costume bagnato o i solari, quello che più desiderate. C'era questa fantasia, una pochette in color bianco con una bella ragazza e un bel cappello, sempre in bikini, che però non mi piaceva tanto. E poi ce n'era una simile a questa. Questa l'avevo presa da Primark, potete vedere che è esattamente la metà, è di un colore più tenue, un rosa molto più chiaro, quasi pastello, però ha questa scritta bikini bag. Ovviamente non l'ho presa perché ho già lei, che è molto protagonista, molto vitaminica. A 1,59 euro era in offerta l'igienizzante pavimenti a mucchina, sono
litro e mezzo, per intenderci, di questo detersivo che ho amato nella profumazione freschezza alpina, c'è anche agli agrumi, anche con potere sgrassante, proprio evidenziato sull'etichetta. Ho attualmente in uso la profumazione alla lavanda, appartenente sempre a questa linea di essenze ispirate dalla natura. Questa ovviamente è ispirata al mare, ai minerali marini, potete capire la freschezza della profumazione. Tutta questa linea è quella che garantisce un profumo persistente e continuativo sulle lenzuola per oltre 2 settimane. Vi posso dire che si sente molto intensa anche la profumazione della lavanda. Non è, ecco, una lavanda che faccia venire il mal di testa, però per chi ama la lavanda è sicuramente degno di nota. Io termino la mia spesa Lidl anche per oggi, noi ci vediamo domani. Ciao!